prima le firme di rito, poi la consegna della fascia tricolore, ore 10:30, comune dei Raffadali, è il giorno del passaggio delle consegne. Silvio Coffaro, che non si è ricandidato, si fa da parte. Il nuovo sindaco uscito dalle urne è Giacomo Di Benedetto, che è anche deputato regionale del PD. Oggi dunque si apre una pagina nuova che segna, dopo 10 anni di amministrazione targata centrodestra, il ritorno della guida politico-amministrativa del paese nelle mani di un sindaco di sinistra. C'è un'alternanza, c'è stata la gente che ha deciso, come noi proponevamo in campagna elettorale, di cambiare, e siamo certi di non deludere queste aspettative. Oggi inizia un nuovo percorso di impegno che si aggiunge a quello precedente. Io credo che possiamo avere l'energia, la forza, la volontà di portare avanti questi 5 anni con l'impegno che abbiamo sempre avuto nell'azione politica e nell'azione sociale. So di essere confortato da un consiglio comunale giovane, da una maggioranza in consiglio di 12 consiglieri fatto di uomini e donne pieni di buona volontà e capaci, e di avere soprattutto il consenso e il conforto di larga parte del paese dei Raffadali. Che giorno è? Diciamo, è un giorno di sollievo per me, da quand'è che ho deciso di non ripropormi più ai miei concittadini, ero cosciente e aspettavo che questo giorno arrivasse. È arrivato oggi, do le consegne e faccio il buon augurio a chi mi di buon lavoro, a chi sto consegnando il testimone, e io penso che consegno un comune in ottimissime condizioni sotto l'aspetto economico finanziario, un comune addirittura che avrà diverse opere infrastrutturali che nasceranno e che sotto la mia amministrazione hanno ottenuto il finanziamento. Quale sarà l'impegno di Silvio Coffaro? Ma l'impegno sarà quello di continuare a lavorare per il patto per il territorio, un movimento che ha ottenuto a Raffadali un ottimo risultato. Basta pensare che è la lista che ha ottenuto maggiori voti. Noi faremo un'opposizione costruttiva, cercando anche di fungere da stimolo e da controllore nel buon operato dell'amministrazione che verrà. E la cerimonia di oggi è stata preceduta da una gioiosa serata in Piazza Progresso. Sabato sera il nuovo sindaco è stato festeggiato. Una grande festa, io non posso dimenticare la sera del 7, quando la gente alla fine del risultato dei seggi è sfilata per il paese a centinaia con le bandiere. Questo è il mio popolo, questo è un paese meraviglioso che riscopre la propria storia, le proprie tradizioni e il proprio orgoglio. Presente alla festa anche il leader agrigentino del FLI, Luigi Gentile. La coalizione a Raffadali sta funzionando e ha funzionato bene. È un'esperienza che certamente dovremmo ripetere anche a livello regionale, lo abbiamo fatto in tutta la provincia e continueremo su questa scia.